pendaglio pettorale era uno dei monili più apprezzati dalle matrone picene. Uno dei più antichi esemplari proviene da Canavaccio di Urbino e risale all'VIII secolo a.C. Un esemplare che presenta una doppia lastrina trapezoidale ornata da incisioni e con delle protomi-ornitomorfe, cioè degli elementi a forma di uccello stilizzato, che vedete alle estremità. E entrambe le lastrine sono raccordate tra loro da catenelle. E la parte superiore invece è decorata da un elemento discoidale, che era quello che poi si assicurava all'ardiglione della fibula, cioè all'ago. E la parte finale poi è arricchita da una serie di pendagli in filo di bronzo avvolti a spirale che gli archeologi definiscono occhiali. Un gioiello che era stato deposto nella sepoltura insieme ad altri elementi del corredo. Questo tipo di monile perdura nel tempo e lo troviamo anche in sepolture diverse in diverse epoche, come per esempio è testimoniato dall'esemplare che proviene da Numana. In questo caso si tratti di un oggetto che proviene da una collezione, dalla collezione Rilli. E si tratta di un esemplare un po' più tardo, che risale alla fine del VII secolo a.C.